Buongiorno a tutti, siamo agli inizi di ottobre, quindi come di consuetudine oggi parliamo dei prodotti finiti del mese di settembre e penso che questa volta sarà veramente un video breve perché non ho moltissime cose di cui parlarvi. Allora, togliamo subito di mezzo un paio di cose di cui vi ho già parlato in passato e si tratta della Cipria Hollywood di Neve Cosmetics. Questa, ve ne avrò già parlato centinaia di volte, è la mia cipria, almeno d'elezione di quest'estate, ma la conoscerete tutti perché è una cipria veramente molto famosa e molto amata, unicamente a base di silica, una polvere molto sottile che opacizza benissimo, minimizza i pori e lascia sulla pelle una sensazione effetto velluto. Io amo questa cipria soprattutto durante l'estate perché trovo che opacizzi molto bene, senza andare a seccare eccessivamente, ma nei periodi in cui la pelle magari si secca un pochino di più a causa del freddo, magari prediligo spostarmi su altre tipologie di cipre. Comunque questa l'ho amata moltissimo e non aggiungo altro perché ve ne ho già parlato tantissime altre volte. Un altro prodotto di cui vi ho già sicuramente parlato, però in un'altra profumazione credo, è il sapone per le mani liquido di Natura Siberica. Questa è la versione idratante con rhodiola e fiordaliso. Rhodiola selvatica, fiordaliso biologico e festuca altaica. Non so cosa sia la festuca altaica. Vabbè, comunque è un sapone per le mani che, come nella precedente versione, mi è piaciuto moltissimo. Ha una profumazione leggermente fiorita, però piuttosto delicata, che anche Andrea ha apprezzato. Come consistenza è più simile a quella di una crema, non è un gel, è proprio un sapone cremoso che lascia le mani molto morbide e, devo dire, profumate a lungo. Quindi, come appunto avevo fatto con il vecchio, questo lo promuovo moltissimo, mi è piaciuto veramente tanto. E se non avete sul lavandino, io sul lavandino ho un dispenser di ceramica, quindi di solito travaso tutto. In questo caso, però, anche la confezione secondo me è molto carina, quindi anche come, vabbè, non esageriamo, no? Come pezzo d'arredamento in bagno, però ecco, diciamo che sul lavandino secondo me fa una figura carina. Rispetto magari a tanti altri saponi per le mani che hanno delle confezioni un po' più basic, magari poco colorate, poco curate, questa secondo me è una bella confezione. Poi ho terminato lo shampoo ultra delicato con olio extravergine di oliva e olio essenziale di limone di Alia Cosmetics. Di questo vi avevo già parlato nei video dei cosmetici delle vacanze, perché appunto mi sono portata via una mini taglia di questo shampoo e, come già vi avevo detto, l'ho apprezzato veramente tanto. Ha una buona base lavante, quindi i capelli li lava, però rimane molto delicato, adatto anche a lavaggi frequenti e ha un profumo che io reputo delizioso, quindi anche questo delicato, leggermente fiorito con una nota asprina, agrumata, data dal limone. E se non ricordo male, sì, devo dire che questo un pochino sul capello permane, quindi un punto in più. Lo consiglio, l'ho utilizzato sempre diluito. Io ormai, vabbè, diluisco tutti gli shampoo, anche quelli delicati, e mi sono trovata molto bene. Rimanendo in tema capelli, ho terminato questo balsamo alla borragine e sandalo biologici di Organic Shop, che dovrebbe essere un balsamo volumizzante. Ho acquistato questo shampoo per due motivi: un po' perché mi piace cambiare, quindi volevo provare qualcosa di nuovo, attirata dalla definizione Beautiful Volume, quindi dovrebbe essere un balsamo volumizzante o perlomeno molto leggero, e soprattutto perché il volume conditioner viene definito Treasure of Sri Lanka, quindi questa collezione di balsami aveva una connotazione esotica, quindi ogni balsamo era collegato a un paese, se non ricordo male, asiatico. E queste cose, vabbè, hanno su di me un appeal veramente fortissimo. Ho deciso di provarlo, ma devo dire che non mi è piaciuto quasi per nulla. È un balsamo molto economico, ma secondo me poco efficace. Non gli si può dire niente dal punto di vista degli ingredienti. Però secondo me la formulazione è meh. Io in un balsamo cerco solo il potere condizionante, perché non ho i capelli particolarmente secchi, non voglio che mi vada a sostituire una maschera o un impacco. Deve essere leggero, deve essere districante.
Per essere leggero, è leggero nel senso che non mi ha mai appesantito i capelli, ma il potere districante di questo balsamo per me, almeno sul mio tipo di capello, è quasi nullo. Mi allungava molto il tempo di... Cosa sta facendo? Quella là? Amelia? Guarda che ti vedo, allungava molto il tempo di... Come si dice in italiano? Di pettinatura? Di... Vabbè, insomma, ci tenevo di più a spazzolarmi i capelli sotto la doccia e quindi per questo non mi ha fatto impazzire. Ho provato a usarne anche una quantità maggiore, però non volevo neanche esagerare perché appunto non volevo rischiare di appesantire i capelli, ma in ogni caso anche con una quantità maggiore il risultato era sempre piuttosto deludente, quindi per me bocciato. L'ultimo prodotto di cui vi parlo è un prodotto non completamente naturale, ma che comunque mi ha soddisfatta, insomma, è una maschera per il viso di quelle in tessuto. Questa me l'ha portata la mia collega Elena Oddio, dove è stata? A Hong Kong. A Hong Kong? Oddio, vabbè, mi sembra di sì. Mi ha inviato qualche maschera in tessuto che sono ovviamente l'ultima moda in campo cosmetico. Adesso c'è proprio il boom di queste maschere, ce ne sono tante anche completamente naturali. Però lei mi ha mandato questa a base di burro di karité e devo dire che io l'ho fatta con piacere. L'ho trovata bagnata al giusto, non troppo, nel senso non di quelle che magari sgocciolano in giro, con una forma abbastanza adatta al viso, perché anche qua spesso si trovano delle maschere con magari gli occhi piccolissimi o troppo grandi o troppo piccole. E l'ho utilizzata perché in questo periodo, vabbè, mi sono cazzuolata con il fondotinta, quindi non si vede, però ho uno sfogo su tutta questa parte del viso, ma anche un po' di qua. Probabilmente è dovuto allo stress, è un periodo un po' intenso, quindi non sto benissimo e nonostante una fioritura di sembra quasi acne su questa parte del viso, ho anche delle zone molto secche, strano per il mio tipo di pelle perché di solito io tendo a lucidarmi, avere sì dei brufoletti, ma avere la pelle più grassa che secca e quindi sto facendo qualche maschera un pochino lenitiva, un pochino idratante per andare proprio a sistemare questa, non proprio la condizione degli sfoghi, ma perlomeno quella della pelle che si spacca. E questa maschera mi è piaciuta perché mi ha lasciato proprio la sensazione di pelle bella idratata, bella morbida. E Amelia, vuoi salire? No, era solo qua per disturbare. E sono passata sopra il fatto che appunto gli ingredienti non fossero. C'è dentro qualcosina che non va qua, vedo. Però comunque la base è di... Aiuto, arrivo. Pompelmo, burro di karité, ha dentro anche un po' di acido ialuronico, camelia, aloe. Vabbè, estratto di orchidea al quarto ultimo posto, vabbè, cioè abbastanza inutile. Comunque devo dire che l'effetto per una sola applicazione non è stato male. E basta, questo è quanto, non ho altri prodotti di cui parlarvi, ecco come vi dicevo, questo mese ho finito ben poche cose, spero comunque che questo video vi abbia dato magari qualche spunto, se avete qualche prodotto particolare da consigliarmi come al solito non esitate a farlo qui sotto, nel frattempo Amelia è arrivata, quindi vi saluta e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!